Mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale di Sciacca dello statuto dell'azienda speciale consortile. Sulla questione interviene oggi anche la responsabile del Forum regionale Acqua e Bene Comune Sicilia, Antonella Leto, che invita l'intera classe politica saccense ad una maggiore unità di intenti. La società consortile, secondo il Forum per l'acqua pubblica, è la forma giuridica migliore perché rispetta l'esito referendario, elimina il profitto, diminuisce i costi dell'acqua rispetto al privato e garantisce maggiormente i lavoratori. Faccio appello a tutti i consigli comunali di fare presto nell'approvazione dello statuto per non perdere importanti investimenti. L'azienda speciale consortile è un ente di diritto pubblico che ha autonomia gestionale, ma che nella disponibilità degli enti locali, e quindi è il braccio operativo degli enti locali, è la forma di gestione che risponde, a nostro giudizio, alle due condizioni preliminari, cioè che non si faccia profitto sull'acqua e che sulla gestione ci sia anche il controllo pubblico dei consigli comunali, nonché dei cittadini. Noi diciamo sempre pubblico e partecipativo. Ma io penso che questa sia una posizione del tutto discutibile. Mi sembra più un paravento, una scusa, perché innanzitutto, diciamo, eliminando il profitto dalla gestione, una buona parte dei costi operativi vengono eliminati. Dunque, il privato ha la possibilità, anzi quasi l'obbligo per contratto di avere un ricavo dalla sua, naturalmente è così, nel senso che un soggetto privato che svolge un servizio deve guadagnarci, non lo fa per beneficenza, è evidente, ed è per questo che noi riteniamo che sui servizi essenziali come la gestione dell'acqua non debbano esserci privati, perché non si può lucrare sulla distribuzione di un bene essenziale alla vita che è anche un diritto umano. L'altro costo è quello del personale, e sul personale, diciamo, come lo gestisce il pubblico, lo gestisce il privato, anzi, il pubblico lo gestisce certamente con maggiori garanzie, e anche questo, diciamo, è un dato inoppugnabile, per cui credo che anche per i lavoratori ricadere nel pubblico sia un vantaggio. L'altro aspetto è quello degli investimenti, e noi sappiamo benissimo intanto quanto danno economico è stato prodotto dal privato, ma soprattutto sappiamo che si avvia ora la fase di programmazione dei fondi comunitari del 2021-2027, e che quindi tutti i lavori di rifacimento delle reti, degli impianti, della depurazione, quanto altro è necessario ad ottenere un servizio efficace, efficiente ed economico, sono contenuti nei finanziamenti europei. Ora sarebbe veramente grave che a questi finanziamenti non si accedesse, perché ci sono ritardi nella costituzione dell'azienda consortile e di conseguenza nella programmazione di un piano d'ambito che deve rimettere e recuperare 10 anni di disastro causati dal privato. Io chiederei a tutti i consigli comunali, a partire da quello di Agrigento, ma anche di altri comuni di una certa rilevanza per numero di popolazione, di attivarsi al più presto per approvare lo statuto dell'azienda consortile, per accelerare sull'avvio della gestione pubblica e partecipativa della risorsa. Quindi un appello a tutti, al di là del colore politico, perché sull'acqua appunto non c'è differenza quando si fanno gli interessi della collettività, ad attivarsi e approvare immediatamente lo statuto dell'azienda.